Attraversando la passerella pedonale sopraelevata su via Melchiorre Gioia, il percorso pedonale più lungo della città, dalla zona di Porta Nuova Garibaldi si raggiunge la grande area di Porta Nuova Varesine, anch'essa oggetto di importanti interventi di riqualificazione. Tre torri residenziali denominate Solaria, Aria e Solea definiscono con i loro volumi un perimetro in cui si sviluppa un nuovo spazio pubblico. Il progetto delle prime due torri, Solaria e Aria, è stato delineato dallo studio Architettonica di Miami in collaborazione con il team milanese di Caputo Partnership. La torre Solaria, con 37 piani per 143 metri d'altezza, è l'edificio residenziale più alto d'Italia, mentre le torri Aria e Solea contano rispettivamente 17 e 15 piani e tutti risultano sopraelevati rispetto al livello stradale grazie a un podio. Caratterizzato da grandi vetrate e ampi balconi in facciata, con parapetti in vetro acidato, a trasparenza progressiva. La Torre Solea di Caputo Partnership si distingue dalle altre due per una maggiore complessità architettonica e per la scomposizione dei volumi, una sorta di cristallo aperto sugli angoli grazie a logge che si affacciano sulla città circostante. Le tre torri, come gli altri edifici compresi nel progetto di riqualificazione, sono state progettate seguendo criteri di sostenibilità ambientale, sia dal punto di vista dei processi di costruzione, sia per quanto riguarda la scelta dei materiali.